Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Sto andando a lavoro, qua a Torino piove. Parliamo un po' della partita di ieri, perché ieri mi sono soffermato pochissimo a parlare di calcio giocato e volevo analizzare con voi alcuni aspetti. Sono sicuro che tanti di voi non saranno d'accordo, però mi raccomando, scrivetelo civilmente sotto nei commenti, così creiamo un po' il dibattito calcistico. Parliamo di questa partita. Allora, risultato per me giustissimo, e vi spiego il perché. L'Ajax ha veramente fatto calcio totale per buona parte del campo, 90% del campo, però nella parte finale, nella nostra area, sono stati secondo me assolutamente inconcludenti, in grado di creare pochi grattacapi. Io credo che questi qua non credano in un Dio normale, ma credano nel Dio della verticalità, perché verticalizzavano anche forse quando non era il caso, sempre alla ricerca della verticalizzazione, sempre alla ricerca della conclusione, e molto spesso forzavano e affrettavano le giocate. Per questo posso dirvi con certezza che al di là di un possesso palla meraviglioso, al di là di bellissimi fraseggi, loro hanno creato forse due occasioni come noi, perché noi abbiamo avuto l'occasione, vabbè, il gol che abbiamo concretizzato bene, l'occasione con Bernardeschi che è uscito di poco a lato, l'occasione con Douglas Costa che ha preso il palo. C'è anche un rigore che manca a noi, è un rigore è nettissimo, l'ha detto anche Luca Marelli. Io credo che la Juve abbia preparato molto molto bene la partita, perché doveva essere una partita passiva di sofferenza. Perché vi dico questo? Perché l'Ajax è una squadra giovane, si sta mettendo in vetrina, gioca spensierata e lascia spazi, e lascia degli spazi, e quegli spazi vanno assolutamente sfruttati meglio. Per questo vi dico che ieri Bernardeschi mi ha infastidito, e non poco, perché quando c'è stata l'occasione di poter far male all'Ajax, lui ha fatto delle scelte secondo me sbagliate, o tratteneva palla più del dovuto, o sbagliava l'ultimo passaggio. Queste sono cose che il buon Bernardeschi, al di là della partita generosa che ha fatto ieri, deve migliorare, perché partite come quelle di ieri si sbloccano in questa maniera, con la qualità della giocata. Ieri la qualità, secondo me, della giocata del buon Federico Bernardeschi è mancata. Il peggiore in campo della Juventus ieri, Mario Mandzukic, un lampione prestato ad una partita che non aveva spazio per lui, perché la Juventus era molto schiacciata, ha vinto pochissimi duelli anche aerei, tutte le seconde palle in ogni caso erano sempre in mano all'Ajax. Secondo me è il caso che si riposi per un bel po' e che adesso torni il buon Douglas Costa, che ieri ha fatto una partita eccezionale quando è entrato, è stato devastante. Speriamo che abbia 90 minuti sulle gambe in vista del ritorno, anche se sinceramente non credo. Male anche Dybala, devo essere sincero. Per il resto io credo che la Juve abbia fatto un'ottima partita, tutti i suoi interpreti e anche quelli più sottovalutati, Bentancur e Rugani, secondo me erano i migliori, sono stati tra i migliori, quindi grandissimi complimenti a loro, e che continuino su questa strada, perché comunque io li ho criticati pesantemente e continuerò a farlo nel caso non mi convincano pienamente nelle prossime partite. Ma sono sicuro che se loro continuano a lavorare in questa maniera si toglieranno tantissime soddisfazioni. Bene anche Alessandro, che dal punto di vista difensivo tutti l'hanno criticato in fase offensiva, in fase difensiva, in fase difensiva, ragazzi, è stato impeccabile, è stato veramente impeccabile. Un'altra cosa che invece volevo aggiungere, sempre su questo discorso, ragazzi, è il fatto che Cancelo ieri è stato criticato tantissimo per il gol. Secondo me pesa tanto quel gol sulle sue spalle, sulla sua prestazione, perché secondo me ieri Cancelo, è vero, ha sbagliato tanto, però ha attaccato con la paura, ok, o con l'ansia anche di difendere, perché non aveva le spalle coperte da Chan come contro l'Atletico Madrid, e lui si è trovato quindi ad avere questo doppio compito, e qualcosa ovviamente andava sacrificato, o dal punto di vista della giocata, o dal punto di vista della precisione nel passaggio e così via. Ieri non era tranquillo ed era difficile per uno come lui poter fare tutte e due le fasi ben fatte. Fosse riuscito nell'impresa probabilmente sarebbe il miglior terzino al mondo, senza ombra di dubbio. Invece è ancora giovane e ha tanto da migliorare. Questa è la mia opinione su questa partita. Pareggio giusto, partita secondo me preparata discretamente bene. Ora giochiamocela al ritorno con un pizzico in più di aggressività e di cinicità. Mi raccomando. Questo è tutto ragazzi, ditemi la vostra, iscrivetevi al canale, lasciate un like
e sempre, fino alla fine. Forza Juve, ci vediamo stasera con un altro video. Non vi anticipo nulla.